Una parola chiave di 10 minuti è sicuramente avventura, perché l'avventura esistenziale della protagonista, perché 10 minuti sono prove che mettono in gioco la disponibilità, la curiosità ovviamente della protagonista per rimettere in gioco la sua vita. Nel film si parla proprio del coraggio di entrare in zone ignote. Allora la prima domanda è questa: spostando l'attenzione dalle sfide dei personaggi alle sfide professionali, in che modo il film, non dico necessariamente vi ha portato in zone ignote, ma vi ha messo alla prova creativamente? Quali sono state le sfide, 10 minuti professionali, diciamo così, di questa storia? 10 minuti che ci hanno messo alla prova, posso dirle anche se sono spiritosi, ci ha messo alla dura prova il viaggio in nave del finale del film, perché io soffro il mal di mare. E l'archibugi mi ha detto: Sole, ma pensa che bello se Bianca, per tornare a casa a parlare, affrontare la madre, la mandiamo a Napoli con la macchina, poi sale su un traghetto e arriva a Palermo. E io dico: ma sì, beh, insomma, anche se, voglio dire, Francesca, oggi come oggi uno prenderebbe un aereo, voglio dire, vabbè Sole, ma vuoi mettere quanto è cinematografica una scena su una nave all'alba piuttosto che Fiumicino, un aereo che parte? E dico: sì, hai ragione pure te. Non avevo il coraggio di dire a Francesca: io soffro il mal di mare, come la giro questa scena? Insomma, una di queste complicazioni, anche se buffa, ti sto raccontando per non andare sul pesantone, era affrontare questa incredibile nottata, per cui la povera Ronchi ha dormito 3 ore, perché abbiamo girato a Napoli, siamo saliti sulla nave, abbiamo girato dopo 3 ore sul traghetto, ma senza farci mancare nulla, appena siamo arrivati a Palermo abbiamo anche girato la scena finale del film, cioè la povera Ronchi che si tuffa nel mare a novembre vestita. Ecco, direi che come 10 minuti, che invece sono durati 10 ore, non sono niente male. Vuoi no, andare un po' 10 più, minuti... essere un po' più profonda? Io ho fatto un racconto spiritoso. No, devo dire, guarda, continuo su questa cosa, perché uno dei momenti più belli del set è stato proprio a Palermo, quando siamo arrivati a Palermo e c'è, diciamo, la scena in mare vestita, che quando Sole ha dato, diciamo, l'ultimo stop, che era proprio lo stop, avevamo finito, credo. No. Abbiamo girato il primo giorno il mare, poi il giorno dopo tutte le scene del mercato e con tua madre. La pioggia, vero, il mare. Però insomma, quando abbiamo finito di girare la scena al mare, io devo dire, vabbè, sono stati i miei 10 minuti lì, mi sono spogliata, ho levato tutto, ti ricordi? No, forse l'ho fatta, mi sono spogliata. Ma dove? Ho nuotato... Dentro l'acqua? Dentro l'acqua, sì. Dentro l'acqua. Guardate, questa è veramente una notizia che apprendo da distanza di mesi oggi. La Ronchi ha nuotato. In mutande, cioè, mi sono levata tutti i vestiti. E dove sono finiti? Insomma, di bianca, beh, lo dagli al costumista. Ma dai. L'ho dato, sì, e ho nuotato. Sì, 10 minuti, è stato bellissimo. No, io la moto decisamente, cioè se vogliamo non andare appunto sul pesantone, perché ci sono tanti 10 minuti in questo film, secondo me, anche personalmente, però no, la moto è stata comunque più che 10 minuti, 10 sessioni di moto in cui ero terrorizzata cercando di capire come si cambiavano le marce, e soprattutto mi sono resa conto che dovevo portare ad un certo punto Barbara, cioè questo per me è diventato un incubo, cioè ho detto: Dio, non uccido solo me stessa, ma pure l'altra attrice. Invece è andato tutto bene. Quasi. Comunque, per essere tornare invece alla serietà, come tutti i film, ci sono sempre dei momenti di difficoltà seri e problemi da affrontare. È una cosa che fa parte di questo lavoro. Però mi permetto di dire che comunque è stato un film molto felice, perlomeno fino a questo punto. Sia da quando c'è stato proposto a me Archibugi sulla scrittura, Indiana aveva preso i diritti del libro di Chiara Gamberale, mi ha chiesto se volevo dirigerlo e scriverlo insieme a Francesca, ho avuto la possibilità di scegliere le attrici migliori che potessi immaginare e che desideravo, e ho avuto totale libertà, e quindi è stata un'esperienza che francamente non ha avuto problematiche importanti. Un'altra cosa interessante, un'idea laterale che mi ha colpito del film è due personaggi, perché ci sono due forti supporti per la protagonista: una è la sorella interpretata da Fotini Peluso, e poi c'è la dottoressa interpretata da Margherita Bui, ed entrambe nell'avvicinarsi alla protagonista hanno un approccio molto simile, ciascuna secondo il proprio ruolo, ed è un approccio molto onesto,
molto sincero, nel caso della dottoressa quasi spiazzante. E quindi mi è venuta questa riflessione, che sono come delle insegnanti, come delle maestre che aiutano la protagonista. E forse essere un bravo maestro, una brava maestra, significa essere anche un po' anticonformiste con il loro atteggiamento, che non è istituzionale. Sono molto onesta e franca. Che ne pensate? Questo modo di... E Bianca viene proprio scossa sia dall'ingresso di Jasmine nella sua vita, che è una sorella più piccola, ma che proprio la prende, la scuote realmente, e anche la psichiatra che le propone i famosi 10 minuti. Hanno tutte e due queste donne un carattere e una personalità molto forte, no? E ci troviamo invece di fronte a una persona che è in un momento di grande fragilità, e quindi ci piaceva anche mettere proprio in relazione queste tre tipologie così differenti. Sì, sì, Bianca vorrebbe essere coccolata, invece si e trova... non te coccola nessuno. Non mi coccola nessuno. No, in maniera molto, sì, molto, sì, schietta, sì, molto, quasi rude, però insomma gli viene messa davanti la realtà dei fatti. Sì, io credo, ma in realtà il personaggio di Jasmine a me piace molto, e anche della dottoressa, proprio perché quando deve dire una cosa la dice, cioè non si fa, è vero che il contrasto è molto interessante di lei che è così diretta e Bianca che attraversa un periodo comunque di crisi molto grossa, e quindi uno dice che facciamo, la prendo con le molle, non le dico le cose, cioè si cammina un po' sulle uova quando ci sono delle situazioni del genere. Quello che invece mi piace di Jasmine e della dottoressa è che sono... che dicono quello che devono dire, non senza paura di ferire, ma cercando di... L'interesse è solo la persona che c'è davanti, cioè il suo bene.